Siamo qui davanti all'ex ospedale Ermario Lido di Venezia. Si parla molto della riconversione di questo vecchio ospedale, oggi dismesso e abbandonato. Siamo però entrati all'interno di questa struttura per verificare di persona lo stato dei luoghi. Quella che un tempo era una vera e propria cittadella della salute, in grado di accogliere anche 1200 malati per cure sanitarie ed elioterapiche, oggi è un gigantesco contenitore vuoto dove rimbombano i passi e si vedono padiglioni decadenti. Il rilancio del Lido dovrebbe ripartire da qui, dopo un completo restauro e un investimento privato di circa 200 milioni di euro. Il Comune di Venezia ci crede. La parte sanitaria sarà completamente nuova e verrà rinnovata completamente a spese dell'investitore prima dell'inizio di qualsiasi altra operazione. Poi ci sono i 500 posti di lavoro che nasceranno con questa iniziativa, poi c'è l'università che arriva al Lido, poi c'è il restauro della chiesetta e del teatro Marinoni che saranno a disposizione del pubblico. E per troppi anni è stata abbandonata a se stessa, e tante idee, poche iniziative, finalmente adesso grazie anche all'aiuto di Beniamino Pire dell'Agenzia Sviluppo per Venezia possiamo dare un futuro turistico al Lido, che sconta per tanti anni una assenza di presenze. Ricordiamo che la Regione Veneto fa 67 milioni di presenze annue, ovviamente pre-Covid, e il Lido è la fanalina di coda del litorale veneto. Un'isola anche per i giovani? La municipalità di Lido e Pellestrina è aperta a tutto ciò che verte allo sviluppo e al rilancio di questo territorio. In particolare riguardo al progetto dell'ex ospedale al mare, si tratta di un progetto di valorizzazione e rilancio del territorio che ovviamente continua dalla ripresa definitiva del Palazzo Congressi del Casinò. Lido strizza l'occhio appunto con questi investimenti importanti dell'Agenzia di Sviluppo ad un turismo internazionale, ad un G7 internazionale, però di conseguenza Pellestrina può trarne solo che beneficio e lo sta capendo. Pellestrina ha delle specificità e delle identità uniche. E entrambe riescono ad essere sì diverse ma complementari.